Ben ritrovati, pinguini. Le trasmissioni di oggi sono sospese. Questo non è un classico video di FK Breaking News, perché oggi vengono celebrati i funerali della regina Elisabetta. E voi dite, beh, a noi cosa ce ne frega in questo canale? Magari la maggior parte di voi sono in Italia, però questo evento ha avuto una certa risonanza nella vita di tutti quelli che vivono nel Regno Unito come me. Nonostante che io non sia un fan della monarchia, sono convinto che sia corretto fare una sorta di tributo a quella che era la figura della regina Elisabetta II. Però nello stile del canale. Una cosa che ho avuto modo di scoprire in questi giorni, perché qua se ne parla dappertutto, è che la regina Elisabetta, come monarca, era una persona molto avvezza alle nuove tecnologie. Infatti, durante la pandemia, lei era solito fare meeting utilizzando quelle piattaforme di videochiamata tipo Skype o Zoom. Oggi, poiché vengono celebrati i suoi funerali a Londra, il video che ho preparato per oggi ripercorre la sua vita dal punto di vista tecnologico. Andrò a vedere sin dalla sua giovane età quali sono stati, diciamo, i primati dal punto di vista tecnologico che la regina Elisabetta ha segnato. Prima di andare avanti, se questo video vi piacerà, lasciate un like e se siete nuovi di ritorno, iscrivetevi al canale, qualora non l'avete già fatto. Detto ciò, vi lascio al video. 1940. Elisabetta, allora principessa, effettua la sua prima trasmissione radiofonica assieme alla sua sorella, la principessa Margaret. Il messaggio era indirizzato a tutti i bambini del Commonwealth per dare conforto a tutti quelli che furono evacuati durante i bombardamenti dei tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Enfatizzò che lei era a conoscenza e che le persone della sua generazione si sarebbero dovute rimboccare le maniche per rendere il mondo di domani un posto migliore e più felice. 1953. L'incoronazione della regina Elisabetta è stata la prima a essere trasmessa in televisione. Questo permise a 27 milioni di persone nel Regno Unito di guardarla dal comfort di casa propria. Dato l'evento storico, molte di quelle persone che guardarono l'incoronazione di casa comprarono la televisione proprio per questo motivo. 1957. La regina Elisabetta trasmette il primo messaggio di Natale in televisione. Durante il suo discorso, enfatizza come la tecnologia le permette di dare un tocco più personale e diretto alle sue parole. Da allora, per molte delle famiglie del Regno Unito, è diventata tradizione radunarsi per guardare il messaggio della regina in televisione. 1967. La regina Elisabetta inaugura il nuovo telescopio al Royal Greenwich Observatory. 1969. La regina Elisabetta spalanca le porte di Buckingham Palace per fare un documentario. Royal Family. In questo documentario le persone potevano vedere per la prima volta in modo ravvicinato e dettagliato la vita della regina e della sua famiglia. 1976. La regina Elisabetta compie un nuovo record, diventando la prima monarca del Regno Unito a inviare un'email attraverso ARPANET, quella che poi sarebbe diventata l'internet moderno. Se vi siete persi il mio video su ARPANET, ve lo lascerò sull'Endcard. E tra l'altro un video sulle mail, a cui non avevo effettivamente pensato, lo potrei anche fare. Per concludere la miniserie di internet. Proseguiamo. 1983, la regina Elisabetta visita lo stabilimento della Hewlett Packard, ovvero dell'HP. 1997, la regina Elisabetta fa aprire il sito della famiglia reale. Qualche anno più tardi, nel 1999, disse, riferendosi all'invenzione del World Wide Web, le seguenti parole: mentre guardo al futuro, non ho alcun dubbio che una certezza è il cambiamento e il passo di questo cambiamento sembra solamente aumentare. 2008. Durante una visita al quartier generale di YouTube, la regina Elisabetta carica un video sul proprio canale. 2014. La regina Elisabetta posta il primo tweet. Il tweet dice: è un piacere per me oggi aprire la mostra dell'era dell'informazione al Museo della Scienza e spero che le persone si godranno la visita. Elisabetta, R. E infine, nel 2019, sempre la regina Elisabetta posta la prima foto su Instagram. Ritrae una foto di una lettera scritta da Charles Babbage a suo bisbisnonno, Principe Alberto.